sull'Appennino settentrionale, in località Savignano, nel comune di Grizzana Morandi, a pochi chilometri da Bologna, sorge la Rocchetta Mattei, celebre castello voluto dal conte Cesare Mattei, misterioso e celebrato personaggio ottocentesco. Il conte Mattei fu politico, erborista, inventore di pozioni medicamentose che all'epoca erano celebrate in tutta Europa da personaggi illustri tra i quali lo zar Alessandro II, Ludovico di Baviera, l'imperatrice Sissi, che andavano segretamente a visitarlo poiché il conte viveva praticamente rinchiuso nel castello, temendo di essere ucciso. Tutto ciò creò intorno alla sua figura un alone di mistero che esiste ancora oggi. Addirittura Fyodor Dostoevskij cita il conte nel romanzo I fratelli Karamazov, facendo dire al demonio: «Sono guarito da terribili dolori grazie a una pozione del conte Mattei». La storia della Rocchetta inizia da un complesso medievale appartenuto a Federico Barbarossa, poi a Ottone IV, poi ancora a Matilde di Canossa, che lo fece custodire dal vassallo Lanfranco di Savignano, a difesa del passaggio sul fiume Reno. Infine ai bolognesi nel 1273, che non trovandone utilità l'abbandonarono praticamente distrutto. Il suo abbandono durò fino al 1850, quando il conte Mattei decise di costruire quella che lui definiva la Rocchetta, edificata con diversi stili tra il medievale, l'arabo, il moresco, e vi abitò per 25 anni fino alla sua morte, continuando sempre a modificare ed ampliare la costruzione, tanto che l'ultima sala fu terminata 10 anni dopo la sua morte dal figlio adottivo Mario Venturoli Mattei. Durante la Seconda Guerra Mondiale, i tedeschi danneggiarono gravemente la costruzione,
che così rimase per altri anni, finché Primo Stefanelli la acquistò e in parte la trasformò in albergo-ristorante. Ma dopo di lui nessuno utilizzò più il castello, fino al 1989, quando nacque un comitato per promuovere iniziative come il Museo Conte Cesare Mattei, che raccoglie i reperti storici sulla vita incredibile del conte. L'attuale proprietà è della Fondazione Cassa di Risparmio di Bologna, che ne cura l'immagine e la conservazione, poiché il Comune di Bologna, che l'ebbe in dono dall'ultimo erede, rinunciò ad acquisirlo, causa le forti spese di restauro e manutenzione. Sulla vita del conte sono stati scritti romanzi e film famosi, tra i quali Balsamus, Uomo di Satana, di Pupi Avati, Enrico IV, di Marco Bellocchio e il romanzo Delitti di gente qualunque di Loriano Machiavelli. All'ingresso del castello una lapide recita: il conte Cesare Mattei, sopra le rovine di antica Rocca, edificò questo castello dove visse 25 anni. Beneficò ai poveri, assiduamente studioso delle virtù mediche delle erbe, per la quale scienza ebbe nome in Europa ed era cercato dagli infermi in suo soccorso.